Ecco, grande, forse vi ringrazio della vostra presenza, tante persone, autorità, civili, militari, qualche amico sindaco e tanta cittadinanza che ha voluto essere con gli amici di Impronta Comuna, gli amici di Impronta Comuna essere presenti stasera in questo consiglio, che è un consiglio comunale un po' più particolare, infatti è un consiglio comunale straordinario, proprio per la consegna all'ammiraglio Luigi Ginelli Mantelli della cittadinanza onoraria conferita nel 2012. Prima di iniziare, appunto, essendo un consiglio comunale, passo la parola al segretario comunale per le formalità e l'appello del caso. Grazie. Passo il mio amico. Sì, grazie. Signor Sindaco, faccio l'appello nominale dei presenti all'odierna seduta del Consiglio Comunale di Reno. Oggi è la domenica del 13 dicembre 2015, sulle ore 18 poco più, quindi per rendere appunto legale questa seduta straordinaria del Consiglio Comunale avete ad argomento cerimonia di consegna pergamena relativa alla cittadinanza onoraria della Ammiraglio Luigi Ginelli Mantelli. Quindi sono presenti il Sindaco Sandro Falesoglio, il Vice Sindaco Simona Ferrarini, gli assessori Pantechini Alessandro, i consiglieri Pedersoli Mario Vittorio, Giacomo Merellini il capogruppo, Menotti Susanna, Botticchio Lucia, Michele Canossi, Giulio Corbelli, il capogruppo dell'opposizione Salvetti Luca, Facchini Moreno, Moscardi Crisente, Pezzo Di Giampiero, sono assenti gli assessori esterni, quindi il dottore Simone è presente, l'assessore esterno per Amati Sabrina è presente, altresì presente il prosindaco Moscardi Lucia Rodo. Verificato il numero legale, chiaramente si può procedere. Grazie. Grazie segretario, l'appello era giusto una formalità, ma non andiamo a deliberare niente questa sera. Come dicevo, è un consiglio comunale che vede appunto la consegna di una cittadinanza onoraria che è stata deliberata nel 2012, ma voglio partire appunto a chi conferiamo, quindi noi brenesi, a chi conferiamo questa nostra cittadinanza onoraria. La conferiamo a Luigi Ginelli Mantelli, ammiraglio, che è nato a Breno il 4 dicembre del 1950, il giorno di Santa Barbara. Da vedere poco, poi me lo ricordo anche per bene. Ha frequentato il Collegio Navale Molosini di Venezia, ha lavorato in scienze marittime navali e tra i vari periodi è stato quindi imbarcato sul cacciatorpediniere Audace, Ardito, fregata carabiniere, l'incrociatore Vittorio Veneto. Ha comandato il cacciamine Pratano, la corvetta Albatros, la fregata Grecale e l'incrociatore Giuseppe Garibaldi, partecipando in particolare all'operazione United Shield in Somalia nel 1995. Dall'ottobre 99 all'ottobre 2001 è stato il primo comandante del neocostituito gruppo navale italiano Comgroup Navit, nonché dal 30 ottobre 2000 comandante della forza anfibia ispano-italiana con SIAUC. Nelle destinazioni a terra ha assolto molteplici incarichi, sia a carattere operativo presso il comando della squadra navale e lo Stato Maggiore Marina, e sia relativi alla formazione del personale. Infine è stato comandante dei corsi in Accademia Navale e capo ufficio studi dell'Ispettorato della Squadra Marina Militare. Dal 97 al 99 capo ufficio pianificazione generale e finanziaria dal 2001 al 2004 capo del terzo reparto piani e operazioni dello Stato Maggiore della Marina. Dal 2004 al 2007 capo ufficio generale del capo di Stato Maggiore della Difesa e successivamente fino a aprile 2009 ha ricoperto l'incarico di sottocapo di Stato Maggiore della Marina. In qualità di comandante in capo della squadra navale, e qua in questo periodo che ci siamo conosciuti, ricordo bene, da maggio 2009 al 22 febbraio 2012, ha condotto la componente operativa marittima nazionale in numerose operazioni, quali operazione umanitaria di Haiti, che tutti ricordiamo, e altre operazioni nazionali in atto connesse alla crisi libica.
dal 1 marzo 2012 al 2013 capo di Stato Maggiore della Marina Militare, promosso contrammiraglio il 1 luglio del 98, ammiraglio di divisione il 1 luglio 2002 e ammiraglio di squadra il 1 luglio 2007. Il 31 gennaio 2013 è stato promosso al grado di ammiraglio e nominato capo di Stato Maggiore della Difesa, incarico che ha assolto fino allo scorso 28 febbraio 2015, partecipando ai più importanti consessi nazionali della NATO, dell'Unione Europea e all'avvio della coalizione anti-ISIS. Quindi questo ho voluto appunto leggere il curriculum per la storia dell'ammiraglio, proprio per far capire a tutti voi il percorso professionale del nostro concittadino. Non mi sono preparato nessun altro discorso, in quanto così ho potuto conoscere ammiraglio in questi anni, quindi dal 2011-2012, in diverse occasioni, e posso garantirvi che ho conosciuto una persona sì operativa, sicuramente, da come abbiamo potuto leggere, non sono io di certo a dirlo, ma una persona veramente concreta e semplice e di cuore. Ho avuto l'onore di poter partecipare, grazie ai suoi inviti, a diverse manifestazioni, alle cerimonie durante le quali ha assunto incarichi importanti e ha sempre portato e anche parlato quindi del nostro paese. All'interno di queste cerimonie si sentiva nominare anche il nome di Breno. Certo, all'interno della Marina sentire parlare di Breno, delle nostre montagne, ha fatto specie, però il capo di Stato Maggiore ce l'avevamo noi, quindi lui da bocca a uno ha voluto portare appunto anche questo saluto alla nostra cittadinanza durante questi momenti importanti. Il Consiglio Comunale, appunto, come dicevo, nel 2012 ha conferito all'ammiraglio Luigi Minelli Mantelli la cittadinanza onoraria. È un consiglio comunale diverso rispetto a quello attuale, perché nel 2014 ci sono state le nuove elezioni, ma vedo alcuni dei membri del consiglio comunale precedenti anche presenti, hanno voluto quindi manifestare ulteriormente la loro vicinanza a quest'oggi. E questa è stata la motivazione. L'ammiraglio di squadra Luigi Minelli Mantelli, nato a Breno il 4 dicembre del 50, dopo numerosi significativi e prestigiosi incarichi, è dal 2 marzo 2012 capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Il mare è la sua vita, ma nel cuore Breno e montagne della Valle Camonica hanno da sempre mantenuto un posto di rilievo. Il nome della nostra cittadina, che l'ammiraglio cita spesso con amore, solca il mare con lui. E credo che questo quindi sia un po' racchiude quello che ho voluto dire prima e racchiude quindi il pensiero di tutta la cittadinanza brenese, che è grata e riconoscente, ma soprattutto è vicina al suo cittadino onorario Luigi Minelli Mantelli. Penso che il Consiglio Comunale ne abbia sentito parlare già fin troppo, già anche in altre occasioni, e oggi quindi voglia sentire parlare voi. E quindi passo la parola e chiedo quindi un applauso a noi. Non prima appunto di consegnare ufficialmente questa bella pergamena, che poi il signor Quetti forse vuole spiegare anche come è stata fatta questa pergamena. Il museo della stampa, e quindi è carta fatta a mano. Se il signor Quetti si avvicina, mi ha detto di descrivere come è nata questa, io dico, un lavoro prodotto del Museo della Stampa di Artori. Praticamente quando mi è stato commissionato, per me è un lavoro normale, no? Oggi invece diventa un privilegio, in quanto se voglio dare un significato a questa stampa, rappresenta tutta la Valle Camonica, perché nel mio museo sono raccolte vari pezzi delle tipografie della valle, per cui quando è nata
sono nati i computer, diciamo che si è cominciato a disfarsene del vecchio modo di stampare, no? Per cui ho avuto, non so, la fortuna, l'intuito di conservarli, e qua ci sono i caratteri, i fresi, stemmi, che la carta è fatta dal museo, no? Per dare un così tono, diciamo, inerente alla cerimonia, la composizione è stata fatta a mano, la carta pure, riciclata, e i fresi che vede in giro sono fresi ricavati da, non mi ricordo la tipografia che gli ha dati, però raccolti e salvati. Quindi questo diventa anche un pregio, o no? È anche un modo per dire che rappresento quella varietà monica, questa pubblicazione del museo, che l'ha fatta per il museo, è stato stampato, ecco, ultima cosa, con un torchio che porta la data 1848. Quindi anche quello, diciamo che ha una cosa abbastanza originale, abbastanza bella. Grazie. Per cui mi sento contento. Queste occasioni si dice grazie, ma grazie, ci sono vari tipi di grazie, grazie profonda, grazie che viene dal cuore. Per me è un grande onore essere qui stasera, così come ho accolto un grande piacere alla Libera di 3 anni fa. Ci ho messo un po' di tempo per venire a prendere, ma volevo che questa cittadinanza fosse sottolineata non per me, ma per Premio. C'è anche qui il presidente di Ponte Camuna. Ecco, io credo che da queste valli, queste rocce così aspre, da voi cittadini della Valle Camonica, ho preso una cosa fondamentale. Credo che il mio astronomo Garibaldi lo può confermare, l'ammiraglio Fiorentino, che mi ha conosciuto, è la semplicità di affrontare le cose con competenza, senza mettere davanti i gradi o la gerarchia, ma la capacità. E credo che la gente camuna sia proprio accomunata da questa concretezza, voglia di fare, di intraprendere, di non fermarsi mai. È un valore fondamentale per la nostra nazione. E grazie a questo credo di essere stato un buon servitore della nostra nazione. Sicuramente ho sempre anteposto l'interesse nazionale al mio interesse personale. E di questo me ne posso dare atto. Vi ringrazio ancora, vi auguro per l'occasione un felice Natale, soprattutto felicissimo 2016. Grazie. Il sindaco, dicevo, sono presenti alcuni sindaci, il sindaco di Darco, Guare Terme, Iossimo e il sindaco di Cevo. Il sindaco di Cevo vengo qua, ha un legame, forse meglio di qua, che più... No, fai il giro, facevo passato nei bei momenti estivi, perché eravamo dopo mio padre era nell'esercito, quindi giravamo abbastanza, però d'estate ho visto qua quando ero piccolo qua. E dicevo, ricordo una cosa, forse l'azione che ritengo più bella della mia vita, che c'erano dei ragazzi che dovevano ammazzare un cagnolino, e io gli ho dato, avevo 18 anni, gli ho dato c'era qualche pallina, qualche cosa di casca, e ho salvato questo cagnolino, e poi è andato al macellaio di Cevo, quando siamo andati lì. Questo non lo ricordo, perché secondo me è una relazione, quando lo sa più uno. Buonasera a tutti. Io volevo tirare un po' prima di tutto le orecchie a Sandro Palisoglio, perché quando ha parlato del suo curriculum
No, ah, ho messo, lei è passato a Cevo, per qualche anno è stato in vacanza a Cevo, credo che questo sia allora molto grave, un neo molto grave. Ovviamente quando abbiamo saputo che passava anche su estate a Cevo, poi ne parleremo anche magari in maniera un po' più, più approfondita, siamo tutti orgogliosi del fatto che un marinaio abbia costruito le sue radici in Valsaviore, quindi in montagna. E questo è il consiglio che volevamo dare poi a tutti i marinai d'Italia che vogliono fare carriera, di venire in Valsaviore. Davvero si impara cosa vuol dire andare in marina e fare carriera in marina e che carriera. Ecco, io mi sono permesso, siccome a Cevo non è venuto, di portare alcuni omaggi di Cevo che riguardano, poi magari col tempo, adesso mi sembra che sia in pensione, quindi avrà anche il tempo per leggere queste cose. Una è la cosa che abbiamo pubblicato qualche anno fa noi come amministratori, che sono i diari di Giacomo Matti. Questi diari raccontano praticamente dal 1915 al 1960, quando è morto, ogni giorno lui scriveva una pagina sul suo diario, per cui ecco, leggendolo magari potrà provare a ripercorrere alcuni momenti importanti. Poi non potevo dimenticare il fatto che Valsaviore e Cevo soprattutto ha subito il tragico incendio del paese, questa è la storia del nostro, della resistenza in Valsaviore. Per ultimo, non ultimo, questa è la storia invece della guerra, della prima guerra mondiale, centenario quest'anno, dell'entrata in guerra, della prima grande guerra. In Valsaviore abbiamo la fortuna di avere un autore che è Andrea Velotti, non so se magari l'avrà anche conosciuto, che ha scritto tutta la storia riguardante la prima guerra mondiale, di quanto è avvenuto in Valsaviore, di quanto i nostri concittadini hanno combattuto. E questa invece è una storia di Valsaviore, tanto per ricordarsi magari ancora qualcosa in più. E infine, chiedo scusa se sono venuto con la presentazione, ecco, siccome non so se mai verrà a Cevo, da parte nostra, guardiamo se riusciamo a aprirlo perché sono state difficoltà, così questo è il nostro municipio con lo stemma del comune, è un qualcosa che noi diamo a tutte le persone che vengono a trovarci, importanti. Io anticipo adesso, sicuro che poi verrà a trovarci e con anche la certezza che questa cosa l'avrà nel suo studio, molto vicino a lei, perché credo che Cevo, visto che Cevo ne parla sempre molto volentieri, ha sicuramente un bel ricordo e voglio che questo ricordo da parte nostra sia suo. Grazie. Passerei la parola al nostro vice sindaco, in qualità di rappresentante degli enti comprensoriali della comunità montana. Solo due parole, ma abbiamo parlato di Brera, abbiamo parlato di Valle Camonica, quindi l'orgoglio di tutta la valle, quindi comunità montana BIM, che sono fieri davvero al Camuno che ha fatto il percorso che lei ha fatto con lo spirito con cui l'ha fatto. Quindi per noi è davvero un motivo di grande orgoglio. Non le porto un omaggio della valle, ma dalla valle è arrivato il simbolo della regione Lombardia. Quindi quest'ultima pubblicazione, questa è la ristampa alla statica degli studi di 30 anni fa, per cui è stato individuato il simbolo, incisione rupestre, la rosa comune. L'altro volume invece è il volume degli studi che il distretto culturale ha fatto in questi anni e quindi sempre riferendosi ai segni delle nostre incisioni. L'altro volumetto invece è un volume che da donna io non offro a lei ma offro alla signora Cristina, perché parla sempre della valle, parla delle erbe della Valle Camonica, con la storia delle donne che raccolgono queste erbe e le utilizzano per i piatti comuni. Quindi utilizzando questo libro Cristina le cucinerà qualcosa di comune. E finalmente non ce l'ho bene.
sei di qualche libro? Come dicevamo all'inizio, questa cerimonia abbiamo pensato, quindi nell'organizzare questa cerimonia abbiamo pensato di coinvolgere gli amici dell'associazione Impronta Camuna, che negli anni scorsi hanno conferito il premio, Impronta Camuna all'ammiraglio. Quindi passo la parola al presidente Roberto Monti. Buonasera a tutti, grazie. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco di Brenu, Sandro Falzoglio, per il cortese invito e per l'ospitalità. Benvenuto a Miraglio di Mantelli. Mi sia consentito rivolgere un saluto a tutte le autorità civili, militari, religiose, a tutti i camuni. Saluto con affetto i componenti del direttivo, l'associazione e tutti gli associati. Esprimo la mia gratitudine al signor Fiorenzo Spiranti per aver ideato l'opuscolo commemorativo, grazie per aver presente la cerimonia di consiglio del premio Impronta Camuna 2012. Mi sembra doveroso innanzitutto ripercorrere brevemente la nascita e la formazione del nostro sodalizio. L'associazione Impronta Camuna si costituisce a Brescia il 20 dicembre del 2008 con l'intento di riunire tutti i comuni, in particolare quelli che per ragioni di lavoro hanno lasciato la valle. I soci fondatori vollero che l'aggregazione fosse un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, la cui attività avesse come scopo la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. La concepirono autonoma, indipendente, apartitica, apolitica e senza fini di lucro. Si desiderava creare occasioni di incontro per proposte culturali, turistiche, sociali per i comuni emigrati a Brescia e dintorni e per quelli residenti nei comuni della Valle Camonica. Fu stabilito che tutte le iniziative dovessero essere finalizzate all'elaborazione di progetti che promuovevano i luoghi residenti comuni. L'associazione ha voluto istituire il premio per additare alla pubblica estimazione coloro i quali con la loro opera avessero giovato in modo eccellente alla Valle Camonica. L'aggiudicazione dell'edizione 2013 è caduta sul professor Emanuele Anati, studioso di fama internazionale che ha fatto conoscere in Italia e nel mondo l'arte rupestre camuna, portando le incisioni della Valle Camonica ad essere inserite come primo titolo italiano nella lista patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. Nel 2014 il riconoscimento è stato attribuito ai cittadini di Ponte di Legno che per la loro intraprendenza e ospitalità hanno saputo valorizzare il proprio territorio, oggi rinomata località turistica d'eccellenza. Quest'anno la scelta è caduta sull'Arma dei Carabinieri, Compagnia Carabinieri di Brenu, veri professionisti che in silenzio svolgono il loro dovere per assicurare alla gente camuna una tranquilla e sicura vita civile. L'associazione conferì il premio 2012 all'ammiraglio di squadra Luigi Minelli Mantelli, allora capo di Stato Maggiore della Marina, poi capo Stato Maggiore della Difesa e attualmente a riposo. Oggi la consegna del premio all'alto ufficiale per la brillante carriera, infatti l'ammiraglio ha dimostrato di possedere elevate qualità etico-militari e tecnico-professionali, raggiungendo il massimo livello della carriera militare, capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Italiana, onorando in tal modo la Valle Camonica, sua terra d'origine. A lui va il nostro grazie, un grazie corale che vorresti grazie di tutti i comuni. Perciò l'associazione lo addita ad esempio alle nuove generazioni. L'ideatore della scultura in bronzo che cingiamo a consegnare ha voluto ispirarsi agli antichi cavalieri camuni, raffigurandoli nell'attimo in cui risorgono dalla roccia. Raffigurano in forma simbolica gli eroi che in ogni epoca si battono per la collettività e che mantengono un forte legame con le proprie origini, che sono solidari come la roccia. L'ammiraglio è uno di questi, che fa un applauso. Grazie.
consegniamo anche la pergamena con la modificazione del premio. Lasciamo la parola, poi ci sarà una parte formale di firma del libro d'onore e poi altri due piccoli presenti. Facciamo la grazie. Consentitemi di dire ancora due parole. Si è detto, qualcuno ha scritto, non mi ricordo più chi è, però ha scritto, beato il paese che non ha bisogno di eroi. Ecco, io sottoscrivo, qui non c'è bisogno di eroi, c'è bisogno di gente che faccia il suo dovere tutti i giorni, che vada in ufficio, vada in fabbrica, vada al reparto e lo faccia seriamente tutti i giorni. Io questo l'ho fatto per 45-50 anni, non mi ricordo. Magari non sempre, non fate anche qualche cavolata perché tutti quanti lo fanno, ma certamente mi sento un servitore e quindi in questo accomuno tutti coloro che ogni giorno fanno il loro dovere seriamente e con dedizione, con spirito di sacrificio, dai carabinieri ai soldati, ai marinai che sono in mare. Il secondo pensiero è sui simboli. Io qui ho portato due simboli che per me sono importanti. Il primo è l'Ordine Militare d'Italia che ho ricevuto poco, il 4 novembre di quest'anno dalla Presidente Mattarella, che onora una carriera. E questa invece è la Legion d'Onore che credo, dopo quello che sappiamo succede in Francia, ritengo porto con grande orgoglio, con grande onore. E l'altro simbolo è quel nastro giallo che vedo i ragazzi, i marinai qui, i giovani marinai qui presenti portano sulla giacca e quindi con quello vorrei chiudere con un ricordo di due sottufficiali cucinieri di Marina che mi hanno accompagnato e per il quale ho lavorato negli ultimi 3 anni della mia carriera, Salvatore Girone e Massimiliano. Sperando che al di là dei giudizi sull'operato di questo o quel governo, di questo o quegli indiani, sperando che proprio per un fatto umanitario possano tornare le loro famiglie serene. Speriamo che il 2016 sia questo auspicio. Grazie. Un altro piccolo omaggio è un portachiavi che può essere il simbolo di poter mettere le chiavi della valle all'ammiraglio e uno eventualmente per la sua compagna. Poi in pronto comune omaggio un libro dei Laghi Alpini dalla Camonica di Diego Commensoli per ricordare la nostra valle che fa questo omaggio. Poi c'è l'opuscolo che verrà distribuito adesso dall'ammiraglio e una fase è la firma del libro d'onore che faremo tra un attimo. In più volevo omaggiare alla signora un prodotto che mi è stato dato da una camuna che è la moglie di Egidio Vasari, è un panettone, un bossola bresciano. Grazie. Bravo,
consigli comunali che danno la presenza, perché questa è la doveva essere un po'. Ancora grazie a tutti coloro che hanno voluto essere presenti questa sera. E passo la parola a Ammiraglio, i suoi marinai la vogliono salutare con loro. Per l'ammiraglio Guglielmi Martelli, ipi, ura! Ipi, ura! Ipi, ura! Grazie, ammiraglio. Possiamo quindi dichiarare chiuso il Consiglio Comunale e ringraziare ancora tutti e augurare a tutti una buona serata. Grazie ancora.